Cari amici appassionati di tecnologia, bentornati in questo nuovo video. Finalmente è un video che mi è venuto in mente per caso. E ora vi spiegherò perché. Che ora fa? Stavo chattando con i miei compagni sul gruppo della classe. Qua a schermo un'immagine fra poco. A un certo punto ho detto qualcosa di male, mi scuso ancora, e questo mio amico mi ha rimosso dal gruppo. Poi, adesso altra conversazione, mi ha confessato che scherzava. Però è stato un genio, grande Nicolò, perché mi ha fatto venire in mente l'idea per questo video. Quindi, 5 metodi per non essere mai rimossi dai gruppi su WhatsApp. Andiamo! Allora, per questo video ovviamente userò un'applicazione per Android molto carina che si chiama Fake Chat, che vi lascio il link per scaricarla giù in descrizione perché è veramente bellissima se dovete fare video tipo questo. E ora andiamo. Comunque le persone che userò oggi come falsi amici saranno Francesco, Pinco Pallino e Cristoforo. Dai, cominciamo questo video, va? Allora, consiglio numero 1. Vedete qui a schermo una chat con i migliori amici, cioè Francesco, Pinco, Pallino e Cristoforo. E vedete che Francesco ha appena finito di mandare messaggi a una persona, ad andare in giro con una persona mandata in mente. Come potete vedere, per finta io l'ho insultato e lui mi è rimosso dal gruppo. Quindi il primo consiglio che vi do è quello di assolutamente non insultare le persone se non è strettamente necessario. Cioè, se prima dell'insulto la persona che vi ha insultato vi insulta, cioè se prima dell'insulto la persona che insultate vi insulta, va bene, se no, no. Allora, qua c'è scritto "Uè, come va?" di Francesco. Ragionateci sui messaggi da mandare. Fate i messaggi più simpatici possibile, come vedete in questo caso invece di bene ci sta. Ho scritto alla grande perché è un segno che si è veramente, veramente felici. Dire alla grande. Ecco, come potete vedere, Francesco ci ha risposto e ci ha scritto bene, sono contento per te. Ecco. Questo è il consiglio più importante. Se vedete che le persone fanno le stupide, cioè dicono cose insensate, a volte è meglio lasciar stare che unirsi a loro. Lo so che sarebbe una scelta, beh, così che non tutti riusciranno ad ascoltare, ma vi consiglio io. Non date retta se le persone fanno così. Come potete vedere, io ho scritto che non mi intrometterò, e loro hanno scritto sì, se invece scrivono parolacce o addirittura bestemmie, vi dico mi è capitato, quindi state molto molto attenti. A sto punto uscite dal gruppo. Uscite dal gruppo perché senza fare la spia, mi raccomando, senza dire niente a nessuno, uscite dal gruppo e non vi daranno più problemi. Se invece siete se siete interessati a quello che si dice nel gruppo, potete semplicemente non ascoltare queste volgarità e andare avanti. Questo è il caso più frequente, ragazzi. Vedo continuamente persone che vengono rimosse dai gruppi perché le persone semplicemente fanno le antipatiche. Vedete, come potete vedere, Cristoforo mi ha rimosso dal gruppo. Quello che dovrete fare è andare, per esempio, da Francesco. Dovete andare, per esempio, io vado da Francesco, o andare da qualsiasi amministratore del gruppo che non fa il pillo, chiedere di togliere da amministratore questa persona, a meno che ovviamente non sia affiliata con quello che ha rimosso. Dovete andare a chiedere di essere rimessi nel gruppo.
e, se è possibile, espellere e rimettere non da amministratore l'altra persona. In questo caso le persone ti rispondono e dopo poco tornerete a riutilizzare il gruppo senza problemi. E siamo giunti al quinto e ultimo consiglio che vi darò oggi. Quando create un gruppo, state attenti a chi inserite dentro e assolutamente a chi mettete come amministratore. In questo caso io ho aggiunto solo nel gruppo Vive i Grandi solo Pinco Pallino e Cristoforo, che non mi hanno dato problemi, mamma mia quanta pubblicità. Ecco, e questo gruppo comincerà subito bene, mi raccomando, perché è importante saper amministrare i gruppi. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete potete mettere like, se no non importa, perché la cosa importante è iscriversi al canale. Da Apple TV è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e vi dico ciao.